Vi prego, ascoltate il mio racconto, intriso di sangue, amore, passione. Il mio nome è Aki. Ero irrigatore al tempio della più importante città di Sumer. Sumer, vento del deserto che taglia la pelle, sole che acceca, uomini che lasciano le case ancor giovani per imbracciare le armi. Una terra di scontri con sopra un cielo senza nuvole e gli dèi che guardano divertiti gli animi semplici degli uomini. Prima che tutto accadesse, ero giovane, sfrontato, irriverente e codardo. L'unico pensiero che riempiva la mia vita correva alle donne, al vino. Poi successe, come un'alba improvvisa che squarcia la notte più buia, senza farsi annunciare. Trovai il bambino che galleggiava nel canale, dentro un cesto di vimini, abbandonato dagli uomini e dagli stessi dei. O forse furono proprio loro i creatori dei quattro angoli della terra che mi fecero questo regalo. Trovai Sargon indifeso, nudo, con la pancia vuota e un futuro incerto come il mio. E lo strinsi a me, facendone mio figlio. E Sargon crebbe, grazie a me. Divenne uomo e soldato, saggio e padre a sua volta, ma soprattutto divenne re, con le proprie forze, il primo re di tutta Sumer. E ogni giorno torna nel mio cuore la sua immagine, la sua voce, la sua forza, adesso che persino lui è diventato polvere in questa terra velenosa e tanto amata. È grazie a lui che questo povero animo di codardo ha dovuto affrontare battaglie sanguinose, intrighi spietati di corte, perdite dolorose e sofferenze. E grazie a lui che ho conosciuto il valore dell'amicizia, dell'onore, della fedeltà e persino dell'amore, l'unico, grande, immenso che la mia vita mi ha regalato. Gus, mia moglie, che ho dovuto conquistare giorno dopo giorno e che persino ora che il tempo della passione è lontano, amo ancora. Ma questa storia sarà epica alle vostre orecchie. Vivrete giorni di conquiste, udirete i clangori delle lame e i vostri cuori palpiteranno per amori senza speranza. Questa, signori, è la storia del Signore del Sole Nascente, mio figlio.